Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ci pure per loro lì fuori, ecco. Ave Maria, piena grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sappiate che tutto quello che stiamo facendo è per la gloria di Dio. Se soltanto una persona, vedendo questo, apre il cuore a Cristo, bene, già è una vittoria. Come vada, vada, sarà un successo. Il Signore sia con voi, Signore. L'intercessione della Beatissima Vergine Maria di Casentrino, che benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Allora, quando io faccio l'introduzione, quando siete pronti, vi date una mano. E dove sta Padre Pio, là c'è l'orto degli ulivi, e lì sarà provato, sarà tentato anche dal demonio. Perché la sofferenza è grande, perché l'amore è grande, l'amore di Dio. Poi verrà flagellato. Poi verrà flagellato e dopo essere stato flagellato, ecco, noi accompagneremo Gesù che andrà sulla croce per amore di tutti. E allora io vi chiedo anche questo sacrificio a tutti, di sopportare il freddo, sopportare questo freddo pungente e offrirlo per qualcosa di bello. Cosa? La prima cosa è l'amore di Dio e l'amore del prossimo, sempre di più qui a Casandrino e per tutta l'umanità. E poi ognuno, ecco, si senta di portare questa croce insieme a Gesù, insieme a Gesù, perché chi ama sa sacrificarsi. E allora ringraziamo il Signore per questo momento così bello. Voglio fare una benedizione, l'ho fatto con gli apostoli dentro, adesso lo facciamo con gli altri personaggi fuori, con tutti voi, e poi iniziamo questa via crucis vivente di questo Dio che ama così tanto. Guardate adesso in questi momenti l'amore di Dio che è immenso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'intercessione della Beatissima Vergine Maria di Casandrino vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Festa di Pasqua. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno ai fianchi. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Thank you.
venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapevi infatti che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete mondi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. È l'amore che si fa presente in questo momento dedicato della cena pasquale. È l'amore che fa alzare il maestro dalla tavola e lo fa svestire. È l'amore che cinge Gesù di un asciugatoio ed è sempre l'amore che fa chinare il Figlio di Dio ai piedi dei suoi discepoli per lavarli. Che delicatezza, Gesù! Che grande segno di umiltà! Se è vero che per te servire è regnare, allora voglio ritrovarmi anche io tra i tuoi discepoli e far sì che tu possa lavarmi i piedi per poi a mia volta lavarli ai fratelli che il tuo amore ha messo sul mio cammino. Grazie, Gesù. Prese posto a tavola con gli apostoli. Thank you.
nello stesso modo. Dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora, tutti i discepoli cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi fosse stato il traditore. Faccio nuovo tutte le cose. Il Signore Gesù dona un nuovo senso alla cena pasquale. Lui era il nuovo senso in quella notte dove per tradizione si sacrificavano gli agnelli. Gesù si consegna nelle mani dei suoi discepoli come sacrificio. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. La logica dell'amore di Dio è proprio di consegnarsi nelle mani dei fratelli. L'amore non chiede calcoli, ragionamenti di convenienza. Chi ama si consegna. Si lascia andare, si lascia portare, si lascia mangiare. Grazie Gesù per il segno della tua presenza con noi. Ci doni la forza di cercarti e gustarti. Vogliamo vivere di te. Dopo la cena, e dopo aver cantato l'inno di ringraziamento, Gesù se ne andò come al solito al Monte degli Olivi.
allontanò da loro quasi un tiro di sassi e inginocchiatosi pregò. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. Preda all'angoscia, pregava più intensamente. Il suo sudore diventò come gocce di sangue. Poi, alzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli che dormivano per la tristezza. Disse loro: perché dormite? Alzate e pregate per non entrare in tentazione. Alla soglia della sua Pasqua, Gesù sta alla presenza del Padre, come avrebbe potuto essere diversamente, dato che il suo segreto dialogo di amore con il Padre non era mai cessato. L'ora è venuta, l'ora intravista fin dall'inizio, annunciata ai discepoli, che non somiglia a nessun altro, che tutte le contiene e le riassume proprio mentre stanno per compiersi nelle braccia del Padre. Quell'ora improvvisa è temuta. Di questa paura nulla ci è nascosto, ma lì, nel colmo dell'angoscia, Gesù si rifugia presso il Padre, nella preghiera. A Getsemani quella sera, la lotta diventa un corpo a corpo estenuante, così aspro che sul volto di Gesù il sudore si muta in sangue e Gesù osa un'ultima volta dinanzi al Padre manifestare il turbamento che lo invade. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Due volontà si affrontano per un momento, per poi confluire in un abbandono d'amore già annunciato da Gesù. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Guidata da Giuda Iscariota, si avviò nell'orto degli ulivi. Il traditore aveva dato ai soldati questo segnale: colui che bacerò è Gesù, arrestato. Egli fu comprato per 30 monete d'argento, il prezzo per cui è stato venduto il Salvatore del mondo all'umanità. Nel baciarlo, Giuda gli disse: salve, Rabbì. E Gesù, fissandolo negli occhi, che non hanno mai smesso di amarlo, gli disse: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? E i soldati misero le mani su Gesù e lo arrestarono. Prendetelo! Via! Allora Pilato
lo legarono con catene e con ceppi, mentre i suoi discepoli dalla paura scapparono via tutti. E lo condussero dal governatore Pilato. Fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Gesù, tra la sofferenza della flagellazione, ebbe la forza di rialzarsi. Sotto gli occhi meravigliati dei soldati. E uno di loro disse: credere non posso. Non è possibile, si sta rialzando. E allora inferivano contro di lui con una forza ancora maggiore di prima. 63, 65, 66, 67, 68. Intanto la folla attorno imprecava contro i soldati affinché venisse rilasciato il figlio di Dio. Lasciatelo andare! Lasciatelo andare! Assassini! Che il capo dei soldati richiama fortemente i suoi colleghi dicendo: non è un condannato a morte, ma deve essere solo punito. Fermatevi, idioti! Disse loro: ecco, io ho voluto fuori perché sappiate che non trovi in lui colpa alcuna. Allora i soldati presero Gesù
dicevano: salve, re dei giudei, salve re dei giudei, rex verbinorum, re dei vermi. Presto, il santo corpo, ricoperto di macchie nere e rosse, il sangue colava a terra ed egli si muoveva in un tremito convulso, tra le ingiurie di leggi. La terza coppia di carnefici si avventò con maggior foga delle altre sui corpi martirizzati di Gesù. Per la fustificazione essi si servirono di cinghie munite di uncini di ferro. Eppure la loro rabbia diabolica non si fa credere. Gesù venne legato e tutti loro legati. Questa volta col dorso contro la colonna. Vicino a quella colonna, tremante, impaurito. Ecco l'amore che raggiunge la follia
e offre e dona il sangue per tutta l'umanità. Arrestato.
deriva verso la strada. Lasciate la fuori! Leonus flexione! Gesù! Lasciatelo stare! Gesù! La folla iniziava a giurare contro i soldati per avvicinarsi a Gesù e i soldati cercavano di contenere la folla che voleva avvicinarsi a Gesù. Via, 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 via! A Gesù e con un panno di lino gli asciuga il sudore, il sangue e gli sputi da quel volto. E quell'immagine, quel volto, resteranno per sempre impresse su quel lino. Che donna coraggiosa, vero? La Vergine Madre, Simone di Cirene, e ora un'altra donna si avvicina a Gesù, è la pia Veronica. Non solo non parla, ma di lei nessuna traccia è rimasta nei Vangeli. Eppure ognuno di noi vorrebbe proprio essere quella donna, dal cuore grande e compassionevole, che asciugando il volto sofferente di Gesù lo riceve impresso nel suo lino e soprattutto nel suo cuore. La vera icona di Cristo è infatti quella impressa nei nostri cuori se partecipiamo con amore alla sua passione, che continua nella passione di ogni sofferente, abbandonato, umiliato, davanti al quale si copre la faccia e si voltano le spalle. Volto di dolore che splenderà indicibile bellezza nella sua resurrezione. E tu sa la donna gli porge un bicchiere d'acqua. Che grande dolcezza. I soldati con una violenza scaraventano via. La grande moltitudine di popolo e di donne seguiva Gesù battendosi il petto e facendo lamenti su di lui. Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Dopo la madre e dopo la pia Veronica, ecco avvicinarsi a Gesù, spinte dalla compassione, un gruppo di donne piangenti. Per la prima volta durante la sua salita al Calvario,
Gesù esce dal suo silenzio. Egli ha qualcosa di importante da dire a loro. Ha una missione da affidare, proprio in quanto donne e madri. Esse sono venute per consolarla. Sono venuto per esprimergli tutto il loro affetto e il loro dissenso circa la giusta, l'ingiusta condanna da cui lo vedono colpito e davanti alle quali null'altro possono fare se non piangere. Gesù però allontana l'attenzione da sé. Egli è l'uomo per gli altri, non di lui. Si devono preoccupare le donne di Gerusalemme, ma dei loro figli, in pericolo di soccombere nell'ora più tragica della storia, l'ora dello scontro frontale tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte, tra Dio e il maligno. Questo mistero tenebroso è ancora in atto e là sarà fino alla fine, e lo sarà fino alla fine. E la donna, per sua natura, orientata all'amore oblativo e al servizio alla vita, è chiamata con il sacrificio di se stessa e a proteggere il mondo dalla barbaria, ad essere vigile. Quest'ora è all'opera dello Spirito Santo che attraverso la totale espogliazione del Figlio di Dio va preparando la bianca veste dell'immortalità per ogni uomo che, sepolto con Cristo nella sua morte, nascerà nuovo dalle acque battesimali. Soldati presero le celesti e fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutto d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Della sua faticosa salita è giunto sulla vetta del Calvario, nome che significa luogo del cranio, perché è un'altura rocciosa, spoglia. Qui il più bello dei figli dell'uomo, l'innocente, il Dio umile, che incarnatosi ha nascosto la sua gloria divina sotto il velo del fragile corpo umano,
viene spogliato delle sue vesti, viene denudato ed esposto allo sguardo di tutti. Quale riverente umiliazione, quale dissacrazione, ma nuovo Adamo nella sua immacolata nudità. Gesù sta sotto lo sguardo del Padre che lo avvolge con il suo amore. Là è presente anche la madre, mentre le vesti vengono divise e la tunica sorteggiata. Una spada, sempre quella spada profetizzata da Simeone quando il bambino era stato presentato al Tempio, trafigge la sua anima, l'anima di Maria, e oggi trafigge la madre chiesa, finita nell'intimo per la divisione dei suoi figli. Il supplizio, la condanna della crocifissione, secondo l'antica usanza romana, veniva data ai bestemmiatori e a coloro che volevano sovvertire il potere politico e militare di Cesare, l'imperatore. Quanti cristiani hanno dato la vita come Gesù? Quanti cristiani
l'approccio che viene alzata, ricordando dopo le parole che Gesù stesso disse quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Gesù è quel serpente che Mosè alzò sull'asta della croce e che guardava quel serpente, luce della vita, speranza, risurrezione, vita nuova. La croce è complicata a te, i soldati stanno per terminare il loro lavoro, sono soddisfatti. Le mani crocifisse che sangrano stanno fecondando la terra. Da quelle piaghe non siamo stati guariti. Mi insegna differente la condanna. Costui è Gesù, il re dei Giudei. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. Senza accorgersi i romani, avevano reso visibile il re dell'universo davanti a tutti gli uomini. Costui è Gesù, il re dei Giudei. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. L'altro invece disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai in paradiso. C'erano presso la croce Maria, l'altra Maria e Maria Maddalena. Gesù, fissando lo sguardo sulla madre, disse: donna, ecco tuo figlio. E il discepolo che lui amava, ecco tua madre. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ossia. Era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna e bevute di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver bevuto, alzando gli occhi al cielo, gridò a gran voce: disse ancora: tutto è compiuto. E chinato il capo, spiegò. L'esistenza terrena di Gesù, iniziata a Betlemme, si conclude sul Calvario. Là è nata l'estrema povertà e umiltà, qui muore nell'estrema spogliazione e umiliazione. È la scelta di Dio, la scelta dell'amore, innalzato sulla croce
come sul trono della mansuetudine e della misericordia. Gesù regna, scortato da due malfattori, rappresentanti di tutta l'umanità, con lui crocifissa. Egli, innocente, noi colpevoli, egli, misericordioso, noi miseri. Chinato il capo, Gesù spira in dolce filiale abbandono. È un morire nella bellezza stupenda dell'amore, nella pace, dell'adesione alla volontà del Padre per la salvezza dei fratelli. E ai piedi della croce sta Maria, la madre, crocifissa nell'anima, in silenziosa supplica. Alle nozze di Cana, ella aveva detto al figlio: non hanno più vino. Ora sembra dire a Dio Padre: non hanno più vita. E dal cuore trafitto del figlio scaturisce una sorgente della grazia. Nasce così la Chiesa, madre, dal cui grembo riceviamo la vita nuova, la vita in Cristo. Per questo dono di sovrabbondante amore, noi oggi possiamo sentire, pur nell'indicibile dolore, la dolcezza della passione. La più immane tragedia diventa la realtà più dolce che l'uomo possa sperimentare nel segreto del proprio cuore. Giuseppe d'Arimatea, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò anche Nicodemo, e si presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con tele, insieme per ore, per preparare la sepoltura. E le donne seguirono il corteo fuori.